Partiamo dal bollettino medico, come stanno gli assenti, oltre sabbi recuperabili o no? Innanzitutto aspetto oggi le notizie dello staff medico per capire quali di questi giocatori possiamo inserire nella rosa per la partita di domani. È ovvio che in assenza dei due titolari non è facile la situazione, però comunque sono situazioni di gioco che capitano durante la stagione, dobbiamo convivere con questo e cercare di fare il nostro meglio. Hai speranza di recuperarli? Sì, ho speranza di recuperarli, anche senza tanti allenamenti o con un allenamento o senza allenamento, però non sappiamo oggi pomeriggio per tutti. Senti, rispetto all'andata qua era stata una vittoria abbastanza semplice, invece che partita ti aspetti? Adesso le carte sono un po' diverse perché giochiamo a Piacenza, è un campo difficile, sempre. Poi la partita di andata loro erano senza ferie. Adesso noi un bel po' abbiamo i giocatori infortunati, praticamente in tutti e due i posti infortunati, e adesso con questa mancanza di ordine l'ultima settimana vedremo una partita che a noi serve tanto dal punto di vista della classifica. Molto importante, non siamo messi nelle condizioni migliori, però andiamo a lottare, andiamo a combattere per vincere la partita. Hai detto dopo la partita dell'altro giorno abbiamo dovuto in campo trovare il nostro schema di gioco in corsa perché avevamo queste assenze. State lavorando anche per affrontare la partita eventualmente ancora in situazione d'emergenza? No, perché per adesso non abbiamo lavorato, ieri abbiamo fatto solo una serie di pesi perché dopo partite di 5 e 7 è impossibile che i titolari si allenano e lavorano sul campo, hanno fatto solo una serie di pesi ieri, oggi avremo il primo allenamento di pallavolo e cerchiamo per un'ora e mezza di mettere qualcosa in campo. Mister, proprio Piacenza nel 2009 ha vinto lo scudetto senza di fatto un posto di ruolo. Secondo te quella dei tre schiacciatori può essere una soluzione ripresentabile anche più avanti, dato che Van Gaal ha dimostrato di essere in attacco comunque un bel cavallo? Non dimenticatevi che potrebbe essere però questo limite al numero di stranieri e con la presenza di Van Gaal in campo fuori rimane Holt. Certo. È sempre la coperta è corta. In generale sì, potrebbe essere, c'è un sistema di gioco con tre schiacciatori, infatti l'ho fatto anche con la mia squadra di Turchia, con un finto opposto e con altri due che attaccano la seconda linea. Può fare come abbiamo fatto l'altro giorno, però non è la situazione migliore che esiste qui per ora. Perché cambia anche non solo a livello di cambio palo, ma anche a muro. Perché sempre è un giocatore che non è abituato che deve andare a murare il posto 2. Tra i due, da seconda linea è preferibile un out comunque, nella situazione adesso di emergenza con Tra i Piacenza. due in che senso? Tra un out e Van Gaal, come attacco da seconda linea, ha dimostrato di avere ottime percentuali, almeno. Sì, ma anche per il fatto che Urnau tanti anni ha giocato vicino al palleggiatore, questo prevede anche l'attacco da posto 2. Van Gaal di solito gioca lontano, ma qua non si è mai andato vicino. Questo era il motivo per il quale ho preferito di inserire subito Tine da finto opposto in due rotazioni e una. Abbiamo visto anche Erling che spesso difende il posto 5, no? Alcune volte si mette lui a difendere il posto 5 quando c'è il centrale e cose del genere, è una cosa che avete provato e riprovato, dipende dall'attaccante che c'è di là. Dipende dalla squadra quale troviamo, dipende dalla tattica di gioco, dipende dai territori di attacco, dipende da tante cose, sì. La risposta è a seconda dell'avversario. Posto? Bene, grazie. Grazie.